Ebner. Premio Vis Juridica, insomma, va avanti a passi veloci e appuntamenti importanti come la notte della legalità e invito a corte lo affiancano in questo processo di miglioramento della società civile attraverso la sensibilizzazione del cittadino, ma in particolare del giovane cittadino. I ragazzi sono protagonisti della crescita culturale della società, della crescita della legalità. Come diciamo sempre, i magistrati curano, ma i ragazzi guariscono, e quindi questo è importante passare da loro se si vuole migliorare la società. Riuscite ogni volta col vostro entusiasmo ad arrivare a celebrities che si fanno veicolo vettore del vostro messaggio? Quest'anno ci siete riusciti alla grande, coinvolgendo addirittura uno come Carlo Verdone. L'ho detto, l'ho invidiato perché da romanista è l'unico che ha vinto qualcosa in quest'anno, quindi ha vinto questo premio bellissimo e sono contento. Quanto è importante che loro sentano la vostra istanza e la usino per comunicarla? Carlo in particolare perché è anche una persona che dà tanto contributo nei contenuti. A volte sì, anche il personaggio dello spettacolo, dello sport, è un'esca, noi li chiamiamo esche educative, cioè attira i ragazzi nella trappola della legalità che poi proponiamo in varie forme. Giacomo Ebner, che cosa auguriamo al premio Vis Juridica per le prossime edizioni? È di premiare tante persone, vuol dire che tante persone hanno partecipato alla legalità, magistrati, avvocati e anche persone della società civile, insomma. Tu avresti un tuo nome anche del passato, non necessariamente vivente, che per te rappresenta dell'emblema della legalità, di quella società buona dove la virtù, la giusta legge è veramente uguale per tutti. Chi è che la rappresenta per te? C'è nell'immaginario collettivo una figura che la rappresenta? C'è una sola figura che rappresenta tutto ciò, la giustizia in assoluto, è Francesco Totti, direi. A proposito, noi, tu non lo sai, ma lo seguiremo nei prossimi giorni, ormai ha dichiarato che non gioca più. Mi viene in mente quella canzone che va, non gioco più, me ne vado. Quindi che cosa vogliamo dire al capitano? Lo possiamo fare con Liberi TV, è tutto aperto. Che essere libero e disponibile per venire a notti bianche, inviti a corte, ius gustando, sarà sempre libero e disponibile. Invece noi dovevamo sempre augurarci che veniva squalificato perché, sì, per averlo, cosa che non è mai avvenuta. Adesso avrà più tempo? Sempre, spero per lui di no. Resterà comunque nell'orbita calcistica. Grazie Giacomo Ebner. Grazie.